Villaragno, Leo Club, Giardini Naxos, Alessandra Garufi, presidente. Vi siete impegnati per un fine pratico, per la beneficenza a favore dei giovani diversabili, per l'ippoterapia. Soddisfatti? Assolutamente sì, ancora abbiamo già avuto circa 80 ingressi e ancora ne prevederemo altri. Sì, siamo molto soddisfatti, soprattutto per la finalità di questa serata. Sicuramente aiutare dei ragazzi meno fortunati di noi ci fa onore e soprattutto siamo veramente felici della risposta di tutta la comunità. Quindi il vostro è un impegno verso il sociale che continua e questa volta vi siete adoperati per una realtà del territorio, quindi sicuramente chi dà un contributo sa già quello a che cosa servirà, quindi è una cosa che ha un riscontro reale. Assolutamente, infatti la nostra attività è stata finalizzata appunto per questo e la cosa bella è che appunto questa associazione sia qui con noi e stia condividendo insieme a noi questa serata, a loro dedicata. Quindi continuerete ancora in questo senso sicuramente per il futuro. Certo, infatti sta nascendo una bellissima collaborazione con Antonella Liberti, la presidentessa di questa associazione, la Dispari Onlus, e veramente siamo davvero contenti di questo. Ok, grazie e complimenti per il vostro impegno nel sociale. Grazie.